Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su Standard & Poor's 500. Questo è lo stato dell'arte in questo momento, ovvero da questo minimo è partito appunto un nuovo annuale che in questo momento è arrivato a ben 67 barre, ovvero a 36 più 31 barre. 36 sarebbe il primo T+2 e questo secondo T+2. Teoricamente non sapremo mai se un primo T+2 mensile sarà uguale come lunghezza all'altro. Per cui non contate su questo genere di cose, vedo fare questo errore tante tante volte. Concentratevi su altri elementi. La ciclica evoluta, oltre ad avere la ciclica in sé, avere GAN, avere i volumi, quindi sono tutte cose che superano di tantissimo la vecchia ciclica base del miglioino e di tutti gli altri, all'interno anche pattern, candele e quant'altro. Per cui, quando vi ho evidenziato questo pattern, un reverse island, mi aspettavo che si tornasse a scendere a un certo punto senza invalidarlo. Che cosa è successo? Abbiamo provato a superare questa resistiva ben tre volte, i 3.153 circa. 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3. E poi abbiamo ceduto alla figura di inversione di cui avevo parlato già un po' di settimane fa. Abbiamo fatto 1, 2 e 3. Oltretutto siamo andati a impattare con la media mobile a 200 periodi e abbiamo chiuso sotto. Seconda cosa, quindi ci creiamo già una base per avere un'idea di dove si può andare come target. Innanzitutto la media mobile a 50 periodi a 2981 circa e successivamente se domani vorrà fare l'undicesimo T-3 e quindi andare in chiusura teoricamente di questo terzo T, andremo sotto questo, potremmo andare sotto questo minimo a 2965. Se volesse fare un tre tempi per il T+2, volesse chiuderlo lì. Viceversa, le premesse per fare un quattro tempi ci sono tranquillamente tutte. In questo momento è anche vero che i future sono a meno 118 punti. Però non diamo mai nulla per scontato. Comunque, la figura indicata, l'island reversal, era corretta. Dopo questa finta, al rialzo, siamo tornati piano piano a scendere. Vediamo l'inverso. Per quanto riguarda l'inverso, come vi ricordate, avevo fatto partire il nostro TP4 inverso da qui, chiudere a 41 barre il primo TP2 inverso, il primo mensile, e il secondo l'avevo fatto partire appunto da questo massimo e si è chiuso tranquillamente a 35 barre. Su questo, da qui abbiamo che la teoria ci dice che, lingua e cordi a parte, partirà un secondo T+3 inverso che per ora, anche soltanto a livello di tempo ciclico, avendo fatto un T+1 inverso a rialzo, ovvero a ribasso di indice, comprova l'ipotesi e la sua correttezza. Per cui, anche qui, attenzione però, fino a qua abbiamo avuto il nostro primo T settimanale inverso, poi raccordo malefico inverso, e quindi finta ribasso con rialzo, e poi abbiamo fatto partire il secondo T inverso ed è arrivato a 4 giorni. Anche in questo caso chi copia non ha ancora fatto analisi. Prima parlava soltanto di Fuzzy Mib. Poi, quando mi sono messo io a parlare di DAX, mi sono messo a parlare di DAX, vediamo se adesso vorrà fare analisi dopo questa, anche su Standard & Poor's 500. Ma tornando a noi, ricordiamoci che qui può esserci stato il primo T-1 con la sua chiusura, esattamente come su DAX, 1, 2, e su questo massimo chiusura del primo T-1 inverso. Qui c'è ancora spazio per scendere prima di salire. E di nuovo, la matrioska ci dice che se ha voglia di farsi un 11 giorni con questo terzo T,
può ancora scendere e successivamente può andare a chiudere anche il secondo T inverso. Chiudendo il secondo T inverso, ricordiamoci che però andrà a chiudere un T più 1 inverso. E questa è un'informazione fondamentale per chi conosce l'analisi ciclica base, ma soprattutto per chi conosce la ciclica voluta. Rifletteteci sopra e comprenderete rapidamente perché vi parlo di questa eventualità, anzi, di quello che succederà a breve, nei prossimi giorni. Perché quello vi darà già la direzione, d'accordo? Per cui, per domani, vediamo a che livello vorrà arrivare, se si vorrà fermare attorno ai 2.978 dollari, oppure se vorrà andare appunto sotto i 2.965 e teoricamente fare o fintare un tre tempi, e successivamente avremo le altre nostre risposte direttamente dall'inverso. Quindi, attenzione, dopo lunedì vedremo di che passo sarà fatto il rimbalzo. Ok? Anche in questo caso vi ringrazio per l'attenzione. Se l'analisi vi è piaciuta, sottoscrivete il canale, mettete un like, cliccate sulla campanellina per avere informazioni su quando uscirà la prossima analisi stessa. E ci sentiamo domani con le analisi su FTSE MIB, Bitcoin e anche ovviamente DAX Daily. Buona serata a tutti!